Giovedì mattina, oggi il 27 di novembre, a 9:11 questa mattina apriamo una nuova parentesi. Qui con me c'è un nostro amico, un nostro collaboratore, Damiano Celestini. Intanto buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Allora, fa parte della nostra redazione sportiva. Damiano oggi è qui con noi a 9:11, non in veste di esperto di sport, ma come esperto appassionato del mondo di internet. Tu sei un blogger, no, Damiano? Sì, abbastanza. Diciamo così, insomma. Beh, senti, tanto per cominciare, ABC, che cos'è un blog? Inizialmente era nato come un diario, no? Sì, diciamo che inizialmente nasce dalla parola weblog, cioè diario online, dove ognuno ci metteva le foto, parlava di se stesso. Poi piano piano è diventata una forma di comunicazione enorme, dove, e sono nati tanti blog dove tante persone parlano di attualità e di vari argomenti. Quello più famoso in Italia è quello di Beppe Grillo, ad esempio. Quello è un blog dove lui affronta dei temi d'attualità e poi, vabbè, anche politica, insomma. Però è diventato una sorta di organo di informazione, non propriamente così, però. Ci sono delle novità, anche novità importanti nel settore blog. Damiano, negli ultimi giorni si è parlato molto di queste cose. Sì, si è scatenato il putiferio perché è rispuntata la legge Levi, il disegno di legge Levi, che, diciamo, la faccio breve. In teoria, praticamente, la cosa più importante è che voleva paragonare, equiparare un blog a un organo di informazione. Quindi un blogger, in sostanza, aveva le stesse identiche responsabilità di un direttore di testata. Questo vi lascio immaginare, 99% dei blog avrebbe chiuso inevitabilmente. È successo il finimondo. Su Facebook, il social network, no? Si è creato un gruppo che nell'arco di una settimana ha raccolto oltre 20.000 presenze, lettere a non finire al Parlamento, il decreto è stato ritirato. Adesso ne è spuntato un altro, dell'onorevole Caselli, dell'FDL, però sembra più accettabile. E infatti una cosa importante, questo per far capire quanto è importante il mondo di internet, Caselli sta discutendo su questo gruppo di Facebook con i membri sulle migliorie da apportare alla legge, quindi questa è una cosa molto importante. Ci sono quindi delle aperture? Sì, anche perché poi di fatti i numeri parlano chiaro. Nel giro di una settimana 21.000 iscritti, questo sono voti. Poi, insomma, un politico deve farci anche i conti. E si vogliono mettere dei paletti a questo punto? Evidentemente sì. Evidentemente sì, si vogliono mettere dei paletti, però alla fin fine io credo che non è difficile metterli, perché il bello di internet è che è talmente tanto vario, il modo di svicolare la legge si trovava comunque. Oh. Perché anche col decreto Levi, magari sì, il dominio che finisce, che ne so, www.damiano.it, io bastava che cambiavo damiano.com, rientravo nella giurisdizione americana, quindi decreto italiano chi lo vedeva più. Allora, vogliamo raccontare qualche curiosità, fare qualche accenno a dei blog curiosi? Certo. Allora, uno dei tanti argomenti che si trovano sui blog e che rappresentano una vera e propria novità sono i food blog. Sono blog in cui si parla di cucina a 360 gradi, e ce ne sono alcuni davvero interessanti. Uno di questi è Civitavecchiese, quindi complimenti a questi nostri concittadini. Si chiama monolocaleincentro.blogspot.com ed è un blog di una vecchia conoscenza anche di Idea Radio, perché è passato qua, Fabrizio Gabrielli, l'autore del libro, lo scrittore, no, all'inafferrabile Weltanschauung del pesce rosso, insieme a Chiara Romiti, e quindi è un blog molto interessante. Loro si sono ispirati a chi ha portato questa categoria di blog in Italia, che è cavolinodibruxelles.it, che è diciamo un po' il guru del food blog italiano. E c'è un altro molto interessante, un tocco di zenzero.it. Qual è la particolarità di questi blog? È che parlano di cucina a 360 gradi, sia delle ricette, quindi ognuno di voi può andare in qualsiasi blog e andare, che ne so, voglio farmi un risotto, clicca sul risotto e trova tutti i modi possibili immaginabili per preparare il risotto, anche con le fotografie, delle guide anche da scaricabili da internet, quindi è una cosa molto interessante. Altra cosa interessante sono le recensioni anche dei ristoranti dove si può andare a mangiare bene, dove si può bere bene, anche dei corsi itineranti per quanto riguarda la degustazione, quindi anche qui è molto interessante. E poi la cosa più bella è il fatto che ovviamente, ecco, uno va lì e si trova una ricetta al giorno, e certo non tutte sono facili da fare, loro dicono che è facile, io perlomeno sono un disastro, però ci si può provare. Sì, secondo me ci si può provare, ed è una bella, una cosa molto interessante, insomma, secondo me. Va bene, allora per oggi chiudiamo qui questa piccola panoramica sul mondo dei blog, dei bloggers. Damiano, ti ringrazio, ci ritroviamo giovedì prossimo. Grazie a voi, giovedì.